Buongiorno, oggi vorrei farvi vedere i ferri accorciati tradizionali, ovvero sia in inglese wrap and turn, in italiano avvolgi e gira. Ammettiamo di essere arrivati al punto in cui ci interessa girare il lavoro, per cui spostiamo questa maglia sul ferro di destra. Giriamo il lavoro e avvolgiamo il filo attorno alla maglia e la rispostiamo sul ferro di destra. Quindi vediamo che c'è un avvolgimento. Continuiamo a lavorare tutto il ferro a rovescio, o meglio, lo lavoreremo fino al punto in cui noi desideriamo fare un altro giro, un altro ferro accorciato. E così vedremo come si avvolge anche sulla parte rovescia del lavoro. Ops. Mi scappano i ponti. Bene, siamo quasi arrivati al punto che mi interessa. E quindi siamo arrivati. Come prima, spostiamo questa maglia sul ferro di destra, giriamo il lavoro e come vedete c'è questo avvolgimento. Ops. Lo togliamo di mezzo e ecco, rispostiamo questa maglia sul ferro di destra. Continuando a lavorare a diritto, vedete chiaramente c'è un avvolgimento. Ora vedremo come concludere questo ferro, quindi come chiudere il ferro accorciato di prima, questo gap particolare, e quindi concludere il ferro. Siamo quasi arrivati. Eccoci lavoriamo l'ultimo punto e arriviamo al punto incriminato, la maglia incriminata. A questo punto cosa dobbiamo fare? Spostando la maglia sul ferro di destra, noi infiliamo la punta del ferro di sinistra dentro entrambi i due cappietti, le due maglie. E a questo punto, che sono tutte e due sul ferro di sinistra, le lavoriamo insieme con una diminuzione a destra. Voilà, visto? Fantastico. Quindi concludiamo il ferro e ci spicciamo a concludere anche il ferro di ritorno, il ferro rovescio, dove abbiamo lavorato il ferro accorciato a rovescio. Quindi un po' di pazienza che ci arriviamo. Lavoriamo ovviamente tutto il ferro a rovescio. Ecco, vedete che qui incontro il gap, così si presenta sul retro del lavoro, vedete? Mentre sul davanti è praticamente invisibile. Ci siamo quasi. Ecco, ultima maglia.
Cosa facciamo? È una manovra leggermente più complicata. Sempre spostiamo il ferro la maglia sul ferro di destra, dopodiché prendiamo entrambe queste maglie cercando di infilarle così, praticamente sono incrociate, e a questo punto lavoro un rovescio ritorto. Voilà. Termino il ferro e velocemente posso controllare come si presenta il lavoro sulla parte diritta. Ecco fatto. Visto? Assolutamente perfetto, non si vede nulla. Un ottimo tipo di lavorazione. Alla prossima!